mondo della pubblicità all'arte figurativa il passo è breve e sprofonda nel bianco. Almeno per Lorenzo Marini, art director di fama internazionale, lavora tra Milano, Los Angeles e New York. Ma Villa Vertu a Masolo, la residenza in stile Liberty di Nova Milanese, è la sua prima personale. 15 opere mai esposte al pubblico, una retrospettiva che porta allo scoperto una vocazione radicata negli anni della sua formazione in accademia, quando era allievo di un grande maestro, Emilio Vedova. La pubblicità è un lavoro di sintesi e usa la creatività, che è una sorta di fantasia finalizzata, mentre l'arte usa solo la fantasia, perché non devi vendere qualcosa a qualcuno, devi fermare dei concetti, esprimere il tuo senso e condividerlo poi. Quindi sono due discipline completamente diverse. Devo comunicare tanto, ma non devo vendere. E questo è un grande vantaggio, poter fare l'artista senza aver bisogno di vendere le proprie opere. Se qualcuno è in sintonia e vuole condividere, può anche comprare un'opera, ma non faccio per vendere. Infatti questo è uno spazio pubblico e qui non si vendono le opere. I lavori di Lorenzo ricalcano gli schemi della comunicazione pubblicitaria. L'impostazione è quella di una pagina pronta a promuovere un marchio, ma il risultato è il silenzio di un'opera. In molti visual, in molti quadri, c'è una sorta di annuncio ideale. Mi sono sempre chiesto qual è la pubblicità ideale. Noi ci attacchiamo dei manifesti di pubblicità, parliamo delle pubblicità. Qual è lo schema ideale dietro questo? Quant'è lo spazio dedicato al prodotto, alla fotografia, al marchio, al testo? E quindi, creando con bianchi e con tonalità diverse questi spazi, in realtà hai una sorta di ricerca dello schema base. Hai l'isola che non c'è, seconda stella in fondo a destra. È il bianco a prevalere su tutto. Punteggiato di colori o in contrasto con una superficie nera, simboleggia il distacco necessario a svelare i trucchi dell'advertising. Al posto del logo resta uno spazio libero per diffondere solo, ironicamente, l'efficacia di un messaggio ideale. Per esempio, un'altra cosa tipica della pubblicità è la comparazione. La comparazione è uno schema della pubblicità che dice o tutto bianco o tutto nero. Nero è il problema. Difatti nel nero convivono dei rossi e dei blu. Colori non complementari né opposti tra di loro, quasi disarmonici. Nel bianco, che è la soluzione, invece tutto è brillantino, tutto è luccichio, tutto è meraviglia. Sono discorsi, sassolini, conchiglie, un marchio che è uno specchio, e quindi il bianco e il nero sono un paradigma schematico della pubblicità comparativa.